Consigliere Bisoni e poi consigliere Zaffini. Sì, io sarò breve perché abbiamo già parlato dando il lode laus, in passato ci ritorniamo e quindi non mi ripeto sulle problematiche che sono arcinote. Però ci tenevo a dire due o tre cose rilevanti. Allora, la prima, sui 100.000 euro, cioè io quella volta ho espresso la mia posizione di contrarietà e la ribadisco perché si è creato un precedente, un pericoloso precedente, anche con l'escamotage di darli al comune, ai recanati, eccetera, eccetera. Però è un pericoloso precedente perché noi abbiamo dato dei soldi derivanti dai tassi cittadini a beneficio di una struttura privata. Allora, se dopo abbiamo trovato il soggetto terzo per bypassare l'ostacolo legale. Però la sostanza è questa. Ma poi un'altra cosa, io vorrei sapere, ma con quei 100.000 euro che c'è stato fatto? Perché finora qui nessuno ce l'ha detto. Allora, mi farebbe piacere saperlo. Si era parlato l'altra volta, se non ricordo male, di antincendio. E io che dissi? Guardate, ci mettete gli stintori? Dopo 2 mesi gli stintori sono spariti. Allora, io vorrei sapere se quell'intervento di 100.000 euro ha portato quello che dicevo un po' prima Maggi. Ha portato a dei risultati oppure sono caduti in un pozzo senza fine che non ha risolto nulla. Io temo questo. Quindi ribadisco la mia posizione sui 100.000 euro di contrarietà e mi auguro che non ci siano ulteriori contributi da parte della Regione verso privati. Anche perché, ripeto, si crea un precedente, allora chiunque si potrebbe alzare su e avere delle pretese. Su questa risoluzione, sinceramente, adesso Zaffiri sta dicendo che è contrario. Io non ho pregiudiziali nel votarla. Adesso ascolterò comunque le parole di Zaffiri. Non ho pregiudiziali perché invece questa va nella direzione, secondo me, giusta, cioè quella di tentare di mettere una prima pietra per riportare un po' la legalità in quel posto. E quindi avere un presidio di polizia, di carabinieri, quello che sia, in quel posto H24, poi c'è qualcuno che dice ma non ce lo concederanno mai perché costa troppo, può darsi, però un tentativo va fatto, la richiesta va fatta. Dopo sarà qualcun altro che si assumerà la responsabilità di dire no, noi lì non ce lo mettiamo perché ci costa troppo. Però da parte della Regione che vuole affrontare giustamente, secondo me, il problema della legalità, perché lì il problema è questo, il problema della legalità. Quindi un primo tentativo, come potrebbe essere questo, di mettere un presidio fisso lì, io sinceramente non lo vedo in maniera positiva. Ecco, quindi c'è solo una cosa che mi viene in mente, Assessore, glielo dico, cioè la mia paura è questa, che messo il presidio lì, i malviventi, la criminalità si sposti 100 metri più avanti, perché già lo stanno facendo, che hanno già più o meno colonizzato un altro palazzo che sta lì vicino e quindi mettere un presidio di sicurezza lì non vorrei che fosse solo un accelerare lo spostamento della criminalità a 100 metri di distanza. Detto questo, comunque mi sembra che cioè qualcosa bisogna fare, tentare, quindi provare a mettere un presidio di sicurezza e tentare di portare la legalità possa essere una cosa giusta. Concludo solo una cosa, una battuta che non c'entra niente con questa mozione, ma siccome me l'ero appuntato, prima Zaffiri aveva fatto la battuta sulla mozione dell'inceneritore dicendo che avevate presentato nel 2018. Io Zaffiri avevo presentato quella dell'articolo 35 il 30 ottobre del 2015, quindi mi fa piacere che adesso l'abbiamo votata tutti, tutto qui, grazie. Adesso Capogruppo fammi sentire. Zaffini.